Abbiamo deciso di presentare, di avviare questa azione forte perché non ci sono motivi, perlomeno a noi noti, per i quali il CDA ha proceduto con l'investimento di oltre 3,2 milioni di euro per acquisire al momento il 40% della società Aurora, scatola vuota al momento e strumentale alla realizzazione della discarica su Riceci. Dal momento che appunto la società Aurora è di una scarsa solidità patrimoniale, non ci sono al momento certezze normative rispetto all'autorizzazione del progetto e soprattutto, così come ha dichiarato Margherita Pedinelli, il consigliere che si è dimesso appunto ieri dal CDA di Marche Multiservizi, non c'è stato un adeguato percorso di condivisione trasparente con i soci di parte pubblica. Quindi, a fronte di queste motivazioni, è chiaro che c'è stata una forzatura da parte di qualcuno del CDA di Marche Multiservizi verso l'investimento di queste ingenti risorse, che rischiano di essere vanificate, quindi rischiano di indebolire ed esporre a rischi molto, molto importanti l'azienda, che ha sicuramente subito un danno anche reputazionale da tutta questa vicenda e soprattutto rischiano anche di così aprire a richieste risarcitorie da parte dei soci di marketing di servizi, in questo caso da Ecoservizi, per quelli che potrebbero essere gli impegni disattesi da parte di Marche Multiservizi stessa, ovvero i prossimi due closing che dovrebbero, oltre che portare all'esborso di ulteriori ingenti risorse, ma all'acquisizione del 100% di Aurora SRL. Questo ovviamente richiama ad una responsabilità politica del PD e del centro-sinistra molto molto chiara, che ha dapprima lottizzato tutto il consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi e poi ovviamente adesso per cercare di fare bella figura con i cittadini, ognuno è il tutto contro tutti e ognuno cerca di fare lo scaricabarile sull'altro e da questo punto di vista non servono di certo A, le prese di posizione fuori tempo massimo del sindaco Ricci, B, tantomeno servono i selfie del duo Vitri Biancani che cercano di mettersi in prima fila nelle manifestazioni di protesta contro la discarica, ma poi di fatto il CDA di Marche Multiservizi, ripeto, lottizzato dal PD, vota invece favorevolmente al progetto.